Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale. Siamo in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Panteca, che ringrazio per essere venuto nei nostri studi, tra l'altro alla fine della maratona per il bilancio, che credo vi ha tenuto dentro fino alle 6 di stamattina. Sì, fino alle 6 siamo stati. Comunque buongiorno a tutti quanti, grazie per avermi invitato. Ma poi noi abbiamo fatto anche una conferenza una conferenza stampa dalla quale partiamo, perché oggi è stata presentata la seconda edizione del concerto di Natale, che si terrà proprio dentro l'aula del Consiglio Comunale. È un appuntamento che fra l'altro Tele4 trasmetterà alle 18, proprio il giorno di Natale, il 25 di dicembre. Così anche questa idea che il Consiglio Comunale ha spesso sottolineato in queste ultime settimane, di regalare alla città questo momento, viene, diciamo, veicolata anche attraverso la nostra emittente. Sì, questa è la seconda edizione di questo concerto, che non si chiama Concerto di Natale, ma si chiama Concerto Note di Natale, che lo abbiamo ideato l'anno scorso insieme a un altro gruppo, che è l'orchestra Arcobaleno, che ringrazio anche loro per quello che hanno fatto l'anno scorso, che ci hanno dato il là, insomma, per organizzare questo concerto. È una forma nuova anche per fare gli auguri ai triestini, perché il Consiglio Comunale vuole esprimersi anche in questo modo, attraverso questo particolare momento del Natale, attraverso la musica, attraverso la bellezza della musica, attraverso le emozioni che la musica ci può trasmettere, e questo clima che poi si crea intorno a tutti questi presepi, intorno alla magia di qualsiasi cosa che si incontra quando si va in città. Bene, anche questo lo dobbiamo vivere in una maniera molto bella, molto emozionante, e dai qua è nata l'idea di fare il concerto nella sala del Consiglio Comunale. E poi la sala ovviamente sarà un concerto sobrio, non è un concerto di chissà quanti elementi, ma un concerto con tutte musiche di Natale, dove a noi andremo a fare gli auguri ai triestini insieme al sindaco. Oggi non è potuto essere, ahimè, in conferenza stampa, perché aveva un altro impegno. C'è un altro impegno, credo, importante, per questo non ci si può stare un po' in tutti i posti, però poi ci vedremo giovedì tutti insieme per fare gli auguri a Trieste, attraverso proprio la Casa dei Triestini. Ecco, diciamo che il concerto, stante anche il luogo che è sì adatto al Consiglio regionale e adatto al Consiglio Comunale, ma certamente non enorme, è ad inviti, però certo, appunto, poi dopo verrà trasmesso da noi. No, non è possibile fare aperto al pubblico nella sala del Consiglio Comunale, anche perché diventa difficile poi posizionare anche gli artisti, sì, le persone, tra l'altro, che dovrebbero entrare. Lo facciamo ad inviti, perché è giusto l'elemento per fare gli auguri a Trieste, no? Lo facciamo attraverso le autorità triestine, le autorità regionali, quelle che saranno presenti. Anche il Vescovo mi ha detto che sarà presente. E poi questo mi è stato detto, che ne abbiamo parlato a voce con il Vescovo di questo, ma comunque, insomma, poi con il Vescovo mi incontrerò io il 1° gennaio nella chiesa di Sant'Antonio e Tamoturco per la messa del primo dell'anno. Senta, Presidente, noi l'abbiamo già detto, la parte artistica del concerto è affidata al Conservatorio Tartini, e anche in questo caso è un ulteriore elemento che cementa il rapporto fra il Tartini e la città, e quindi, insomma, c'è questa combinato disposto, per una volta tanto il termine viene usato in termini, come dire, positivi, fra il Comune e il Tartini, dà vita a questa manifestazione che, mi par di capire, nelle vostre intenzioni dovrebbe diventare qualcosa di tradizionale. Certamente, adesso siamo arrivati alla parte del Conservatorio Tartini, che adesso io voglio ringraziare
sintetamente sia il presidente del Tartino, ma in particolare anche il direttore, il dottor Tollontano, il maestro Tollontano, che ci sta vicini su questa, sull'organizzazione di questo concerto. Beh, loro, i Tartini, è la storia di Trieste e attraverso loro noi vogliamo anche dare questo messaggio di serenità e pace a Trieste. Tra l'altro, appunto, ne discutevo anche prima con il direttore del Tartini, il programma è un programma con delle musiche di Natale tradizionali, ci sono anche delle, come dire, delle musiche un po' particolari, perché insomma Britten non è un compositore molto conosciuto, eccetera, quindi giustamente avete concordato un programma che dia occasione anche al Tartini di fare un po' di ricerca. Ecco, insomma. Vede, io quando parliamo di questo, ne ho parlato con noi, il dottor Tollontano, di questo e ci siamo confrontati. Abbiamo anche ascoltato delle musiche, perché generalmente la musica trasmette sempre qualche cosa, no? Io parlo sempre di questo sentimento di bellezza, perché a me mi viene la bellezza, no? Vedo una cosa bella in questo, quando sento un suono particolare, e poi la scelgo in base a quelle che sono, a quello che mi trasmette la musica, a quelle che sono le sensazioni interiore che io sento nell'ascolto, no? E alcuni pezzi li ho scelti io con questo sentimento, ma comunque saranno tutti pezzi natalizi, insomma, perché poi l'obiettivo è anche quello. Siamo con un concerto che si chiama Note di Natale e là dobbiamo puntualizzare. Allora, parliamo un po' del bilancio della seduta. Infatti si vede che ho fatto il bilancio, non ho voce. No, oggi devo dire la verità, siete tutti assessori, eccetera, siete un po', se posso dire, quasi in disarmo, insomma, perché... Ma non è che siamo in disarmo, è anche giusto lavorare in questo modo, perché noi il servizio alla città di Trieste lo dobbiamo dare, io li devo tanto alla città di Trieste e per questo cerco di dare il massimo possibile. C'è da lavorare anche durante la notte per potersi andare... un servizio, io l'ho detto anche l'altra volta, un servizio alla socialità, perché questo è un periodo di Natale che si parla di socialità, si parla di queste cose, noi vogliamo stare vicini ai più fragili, no? Come tutti, dico, non solo noi, vogliamo stare vicini ai più, tutti abbiamo queste grandi parole per i più fragili, però io dico che bisogna dimostrarlo anche con i fatti, e quello di stare fino alle 6 di mattina per poter approvare il bilancio del Comune di Trieste e non partire in dodicesimi, permettere a tutte le strutture, dico sempre in particolare quelle sociali, e non partire in dodicesimi, avere tutte le risorse da poter organizzare il lavoro del 2024, io credo che noi abbiamo il dovere, di fare questo e di anche sacrificarci. Bene, io sono venuto qui anche a spiegare questa mattina, anche se ho una voce, sarei stato volentieri magari a riposarmi, però è giusto comunicare, è giusto dire ai triestini quello che noi facciamo, quello che abbiamo fatto, quello che faremo, perché ognuno di noi si deve rendere conto, insomma, di quello che poi fanno gli altri. No? Tra l'altro, proprio anche per far vedere che poi il Consiglio Comunale, vuol dire, anche quando discute di questioni importantissime come quella del bilancio, comunque non rimane arroccato, è stata anche approvata una mozione a sostegno, sì, certo, della Varzila. Sì, anche perché avevo fatto una capigruppo circa una settimana fa con le varie sigle sindacali di Varzila, dove insieme a tutti i capigruppo di maggioranza e di opposizione abbiamo deciso, li ho invitati a tutto quanto, sentendo quelle che erano le istanze da parte dei sindacati della Varsila, dei lavoratori della Varsila, direi, li ho invitati a fare un documento unico a tutti i gruppi di politici insistenti nel Comune di Trieste, appunto non solo per solidarietà ma anche per stare vicino ai lavoratori, ma anche stimolare le istituzioni che stanno lavorando, facendo sentire anche la nostra voce
dalla base verso Roma, insomma, che si trovi una soluzione a questo problema. La seduta di, diciamo, di questa notte a sto punto, dai, che così sì, è. Sì, beh, certo. E, al di là poi della lunghezza, eccetera, è stata una seduta tranquilla o ci sono stati... Boh, tranquilla no, tranquilla non è stata sicuramente, perché quando si arriva poi a certe ore della notte diventa sempre tutto più complicato, l'incomprensione è sempre dietro l'angolo, no? E quando non ci si capisce succede che naturalmente è che c'è anche lo scontro aspro, ma è umano ed è normale in quei momenti. Sai, io faccio il presidente, no, Bosazzi, per questo mi attengo a quelli che sono i documenti del Consiglio Comunale. A me arrivano i documenti, io li valuto insieme al segretario generale e poi li attuo. Perché ieri sera, per esempio, sono stato un po' additato per quanto riguarda l'aver messo in votazione alcuni emendamenti per l'avvicendamento, no? di un emendamento, no? Anticipare, okay, la discussione. Generalmente il Presidente valuta questo aspetto, perché è un compito del Presidente. Però, visto che questa richiesta mi era stata fatta da un gruppo di maggioranza, da un consigliere di maggioranza, io mi sono rimesso all'Aula come faccio sempre, poi, mi rimetto sempre all'Aula per questo tipo di decisione che mi sembra da parte mia corretta, perché devi rispettare tutte le componenti politiche che ci sono all'interno. Allora l'Aula, siccome è sovrana su questo, io mi rimetto all'Aula e la faccio votare anche su queste cose. Il bilancio, no, diventa, qui le chiedo di tornare ad essere consigliere comunale, il bilancio, sì, il bilancio poi diventa anche, è anche uno strumento, virgolette, politico? Ma il bilancio sia tecnico che politico sono due le cose, perché quando si fanno spostamenti di parte economiche, certo che poi uno decide dove mettere le poste di bilancio, li possiamo mettere... non so, sul lungomare di Barco, li possiamo mettere a Melara, li possiamo mettere, cioè in qualsiasi posto decide ovviamente la politica dove andare a intervenire, ma questo lo facciamo anche secondo le segnalazioni che i cittadini fanno e secondo anche le esigenze che gli uffici rappresentano sulla vetustà della... di alcuni rioni o alcune strade o alcuni edifici, non so, lo facciamo anche a ragion veduta, sentiamo sia i cittadini ma sia anche la dirigenza. Ma mi perdoni se una cosa, volevo fare un ringraziamento, no, perché ai dirigenti del Comune di Trieste, ieri sera sono stati con me, sono stati fino a notte fonda, perché abbiamo sempre la necessità in questi casi, restano perché abbiamo la necessità che quando, e siccome seduta stante si possono sempre presentare subemendamenti agli emendamenti o altre cose, abbiamo necessità dei pareri, abbiamo. Certo. Ci serve il parere tecnico e il parere contabile, altrimenti va a cadere poi quella che è la funzione del bilancio. E loro sono restati fino alle 6 di mattina, fino alle 5 e mezzo di mattina, per dire la verità, poi è diventata tutta politica la costa dalle 5 e mezzo in poi, per emettere i pareri, perché sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti, allora servivano i pareri. Di questo, insomma, non è mai semplice stare fino alle 5 di mattina in un posto così, magari solo ad aspettare, e di questo li ringrazio tutti quanti. Allora, ci abbiamo verso la conduzione, la conclusione. Ricordatevi appunto della notte di Natale, il concerto che si terrà dopodomani il 19, no, il giovedì. Il 21 alle 18. Che si terrà giovedì 21 alle ore 18 all'interno della sala del Consiglio Comunale e che Tele4 poi trasmetterà alle 18 il giorno di Natale. Potrebbe diventare appunto un appuntamento... Io me lo auguro, perché è una bellissima cosa
fare gli auguri di Natale alla città di Trieste in questo modo. Poi vedremo se i cittadini apprezzeranno, no? Potrebbe anche essere, poi diciamo anche la verità, abbiamo meno di un minuto, il Consiglio Comunale poi diventa anche altre volte luogo della città, no? Con altre manifestazioni. Il Consiglio Comunale diventa sempre luogo della città. Beh, lo è sempre, sì, questo le... No, lo diventa corretto. Sempre, ma perché tantissime manifestazioni, tantissimi eventi vengono organizzati all'interno della sala del Consiglio Comunale, uno su tutti, per esempio... E San Giusto d'Oro. San Giusto d'Oro. San Giusto d'Oro è emblematico per la città di Trieste, l'associazione stampa fa delle presentazioni, una cerimonia che avviene a Trieste. Ma comunque nel Consiglio Comunale avvengono tutte, quasi sempre, tutte cerimonie istituzionali. Anche la consegna della cittadinanza onoraria, addirittura viene convocato un Consiglio Comunale straordinario per poi, diciamo che è la conclusione, no? Perché prima viene approvata la delibera e poi viene ad hoc, viene convocato un Consiglio Comunale solo per la cittadinanza onoraria. Grazie al Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, tanti auguri se non ci vediamo prima delle feste. Io vi ringrazio, ma ve li farò anche giovedì pomeriggio alle 18, durante il concerto farò gli auguri a tutti i triestini. Grazie ancora. Grazie ancora Presidente, andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13.20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Niente navi porta container nei porti del Mediterraneo per 3 settimane a partire dalla fine dell'anno. A causa della crisi di Suez, nel porto di Trieste in particolare, le navi non arriveranno dal 27 dicembre sino al 18 di gennaio. Abbiamo fatto il punto con il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino. Presidente D'Agostino, c'è questo problema su Suez, in Mar Rosso, col dirottamento di traffici ormai di una compagnia dopo l'altra, praticamente una al giorno. Sì, e le notizie diciamo dell'ultima ora chiaramente non sono buone, nel senso che dalla fine di quest'anno a presumibilmente il 17-18 di gennaio non avremo navi in porto, perché chiaramente le navi partite faranno un giro diverso e facendo un giro diverso arrivano con qualche settimana di ritardo, quindi non faremo diciamo una prima quindicina di gennaio buona, perché non avremo navi porta container chiaramente in porto da lavorare. Questa è la notizia dell'ultima ora, non è chiaramente solo una situazione di Trieste ma di tutti i porti che stanno oltre Suez, quindi non è neanche una situazione solamente italiana, ma che condividiamo, ma insomma mal comune mezzo gaudio non è che è sempre un male. Cosa significa per i lavoratori del porto? Quindi rimarranno a casa? Che riverberi immagina diciamo nel breve, poi magari nel lungo periodo la situazione avrà una soluzione? Insomma, diciamo che su questo sapete tutti che abbiamo una legislazione nazionale che ci aiuta, nel senso che il lavoro in porto, parliamo del lavoro precario tra virgolette, è finanziato anche nel caso in cui non ci sia, mancato avviamento. In questo caso torno a dire è un problema probabilmente di tutti i porti nazionali, ci stiamo scrivendo tra presidenti, stiamo scrivendo al Ministero, sto scrivendo anche a Bruxelles per informare di quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Chiaramente questa è una situazione che anche a livello di governo italiano non va presa sotto gamba sicuramente. Il problema, lo puntualizziamo, non riguarda le petroliere, riguarda soltanto le navi portacontainer, perché le petroliere cioè per la maggior parte non arrivano da Suez, questo per quanto riguarda appunto il porto di Trieste. In soldoni Siot andrà avanti. A causa degli attacchi appunto alle navi cargo in Mar Rosso sono proprio i big dello shipping mondiale che stanno rinunciando al passaggio attraverso il canale di Suez. La situazione che inevitabilmente a livello di costi rischia di riverberarsi, come aveva già accennato D'Agostino, soprattutto sull'Europa.
Suez non è più una rotta sicura. Dopo gli attacchi dei ribelli Houthi contro le navi in transito davanti alle coste dello Yemen, vedi il missile che ha colpito la Maersk Gibilterra e il precedente sequestro, previo atterraggio in elicottero, della Galaxy Leader, a cui si riferiscono le immagini, il canale viene abbandonato giorno dopo giorno da un colosso dopo l'altro del mondo dello shipping. Per i ribelli sciiti, sostenuti dall'Iran, il blocco del traffico commerciale è uno schiaffo ad Israele e all'Occidente che lo sostiene nel conflitto con Hamas. Dopo le compagnie di navigazione Maersk e Hapag-Lloyd, anche MSC e il consorzio oceanico CMA-CGM hanno annunciato l'interruzione dei transiti attraverso il Mar Rosso. Sono 17.000 le navi che ogni anno attraversano il canale di Suez, trasportando a bordo il 10% dei traffici mondiali. La rotta alternativa, cioè il periplo dell'Africa, comporta un aumento di 4.900 miglia per 10 giorni di navigazione in più. Tutto ciò comporta un incremento dei costi di spedizioni, logistica, assicurazioni per tutte le merci che viaggiano via nave e in prospettiva anche evidenti riverberi sui tempi di consegna, con il conseguente tema del ritorno al magazzino per le aziende, vedi i tempi del blocco dei porti cinesi. Gli addetti ai lavori temono di conseguenza anche un riverbero sui prezzi del petrolio, considerando che le petroliere stanno iniziando a cambiare rotta, senza contare il tema dei noli marittimi rientrati entro cifre di mercato dopo l'impennata durante la pandemia, che potrebbero tornare a schizzare alle stelle, una congiuntura che inevitabilmente rischia di riflettersi anche sul prezzo della merce al consumatore finale. E cambiamo argomento. Con la nostra troupe siamo tornati al Silos, ora che l'umidità e il freddo stanno imperversando. Abbiamo ritrovato anche Sultan, il migrante che insegna l'italiano ai suoi compagni. Siamo tornati al Silos di Trieste, abbiamo già parlato con alcune delle persone, 200 circa, che soggiornano qui. È tutta una fanghiglia, l'acqua che cola dalla volta, dal soffitto, è un gocciolio costante. Se già a ottobre al Silos di Trieste faceva freddo, dire che ora la situazione è drammatica, è riduttivo, migranti al gelo con un'umidità costante che si avverte appena si varca l'ingresso della struttura fatiscente, fango e pozzanghere ovunque, acqua che cola da ogni parte del soffitto. Nei giorni di pioggia i migranti devono rifugiarsi dentro le tende. Stamattina la troupe di Tele4 ha ritrovato Sultan, il ragazzo bengalese che insegna l'italiano ai compagni che vivono lì e a quelli nuovi che arrivano a Trieste tramite la rotta balcanica. Intanto questo è il suo campo scuola, come abbiamo già mostrato in diverse situazioni, dove lui tiene lezioni di italiano per i suoi compagni che dormono e vivono qua al Silos, si allenano su vari fronti, da imparare i nomi dei giorni della settimana, le parti del viso, del corpo, a come approcciarsi con le persone e poi varie frasi che sono tipo io faccio colazione, io mangio la colazione, I have breakfast, io pranzo, I have lunch, io ceno, I have dinner. Però c'è un problema, qui voi avete l'acqua che casca dall'alto, qui è tutto bagnato, è tutto umido, giusto? Tutto umido, sì, giusto. Quando arriva piove, 3 giorni arriva acqua là. Allora qui stiamo camminando, Bernardo, nel fango praticamente, perché qui è tutto bagnato. Sultan vuole restare a vivere a Trieste. Quello che ci ha sorpreso però è che non cerca un lavoro e nemmeno un'altra casa. Vuole insegnare italiano dentro al Silos. Tante persone hanno domandato a me per andare al lavoro. Ho detto mi non serve il lavoro. Però se ti offrono un lavoro, se riesci a trovare un lavoro, puoi fare anche dei soldi per vivere meglio. No, mi non serve soldi, È particolare questa cosa, Sultan, ma è chiaro che non si può vivere in queste condizioni. Sultan è una delle pochissime persone che parla un italiano che permetta di farsi comprendere. Chiacchierando però in inglese anche con altri migranti che vivono qui, emerge da tutti la stessa richiesta: aiutateci, fateci sapere cosa possiamo fare per vivere meglio, diteci cosa ne sarà di noi. Vestiti che vengono appesi su delle funi, su delle cordicelle, abbiamo visto persone ancora in pantaloni corti, persone che hanno un giubbotto, altri che invece non ce l'hanno. Una
situazione drammatica, come abbiamo raccontato, sebbene qualcuno, a qualcuno pare vada bene così, come ci ha raccontato anche Sultan, e noi ovviamente abbiamo detto e gli abbiamo consigliato che se riesce a trovare un'occupazione, un lavoro, insomma le persone vanno integrate e devono lavorare per poter vivere soprattutto meglio. È morta la donna schiacciata dal suo SUV in via Diaz lo scorso 22 ottobre. Patrizia Lancini, 56 anni, lascia un figlio e il marito, era molto attiva nell'organizzazione della Barcolana. C'è commozione e affetto nelle parole di Mitja Jaluz. Il presidente della società velica Barcola Grignano ricorda con affetto e vicinanza alla famiglia Patrizia Lancini, la donna di 56 anni, morta in seguito alle ferite riportate lo scorso 22 ottobre, schiacciata dalla propria automobile in un incidente assurdo avvenuto in via Diaz. È stata una delle colonne portanti della Barcolana. Patrizia era una donna di una solerità, di una generosità straordinaria, che in questi anni si era proprio innamorata della Barcolana. Aveva lavorato tanto nell'Infopoint in Piazza Unità e con la sua solerità, la sua concretezza riusciva a risolvere qualsiasi problema, da quelli più grandi a quelli più piccoli. Patrizia Lancini lascia il marito e un figlio e, fra le persone che hanno lavorato con lei, un esempio di dedizione ed impegno frammisti ad una lievità essenziale per affrontare determinati compiti. Ha sempre saputo dare un grande ottimismo, una gioia, una voglia di fare sempre meglio a tutti coloro che lavoravano in Barcolana. Il pensiero finale di Jaluz riguarda le circostanze della scomparsa di Patrizia Lancini, una riflessione che è quasi un invito. Le modalità con cui è maturato l'incidente hanno fatto interrogare molto, diciamo, sul senso della nostra esistenza e su quanto siamo davvero sempre appesi a un filo e su quanto ci si debba concentrare per vivere ogni istante al massimo. Ansaldo Energia ha confermato interesse per la parte produttiva dello stabilimento della Wärtsilä di San Dorligo della Valle, che appunto la multinazionale finlandese intende chiudere. Lo ha fatto questa mattina al tavolo convocato dal Ministero per discutere dell'avvertenza in corso. Questa però rischierebbe di far saltare il percorso per un eventuale accordo di programma, poiché è disponibile a prorogare gli ammortizzatori sociali, ma solo per un periodo molto breve. Il tavolo è ancora in corso. Ansaldo ha precisato che sullo sfondo resterebbe il colosso giapponese Mitsubishi, non rivestendo un ruolo da protagonista, ma come sicuro acquirente dell'eventuale produzione degli elettrolizzatori di idrogeno che avvierebbe Ansaldo Energia. Non è però ancora chiaro se l'acquirente assorbirebbe tutti gli esuberi previsti da Wärtsilä. I finlandesi, dal canto loro, avrebbero manifestato la possibilità a prorogare gli ammortizzatori sociali in scadenza il 31 dicembre, ma per un periodo molto breve, intorno ai 3 mesi. Una limitazione che sarebbe molto criticata dalle altre parti in causa e che rischierebbe di far saltare l'eventuale accordo di programma che si vorrebbe siglare. Anteprima stamani per il museo Letz, la storia della città attraverso i suoi letterati, un progetto in progress, oggi non è giornata, che andrà a concretizzarsi nei prossimi mesi. Uno spazio pubblico che riunisce le varie anime culturali e linguistiche della città nel nome della letteratura, un luogo dove la storia della città si potrà incontrare nelle parole dei suoi scrittori. Non a caso il Comune ha scelto la data di nascita di Italo Svevo per l'anteprima del Museo Letz Letteratura Trieste al piano terra di Palazzo Biserini. Presentiamo qualcosa di più ampio, un punto di incontro, di studio, di cultura che riguarda il nostro territorio e che vuole essere un punto di riferimento però per tutti, anche per i tanti turisti che adesso sono in città. L'auspicio è che nel proseguo dei lavori, perché il museo deve essere ancora completato, ci sarà la possibilità appunto di ampliarlo e sarà certamente un museo in divenire e quindi crescerà, io mi auguro sempre di più, e darà lustro alla nostra città come questi scrittori l'hanno data in passato.
L'anteprima consente di accedere alla libreria, 19 moduli tematici e 7 postazioni girevoli che permetteranno di approfondire differenti aspetti del mondo letterario triestino e conoscerne i protagonisti attraverso 1012 libri a disposizione del pubblico. Sarà possibile anche accedere al cinematografo delle storie, uno spazio che racconterà la letteratura attraverso il cinema, con i film girati a Trieste, in particolare quelli tratti da opera letteraria, ma non solo, e qui un accenno all'amore breve non avrebbe guastato. Nei prossimi mesi l'allestimento si completerà con il rinnovato Museo Joyce, con uno spazio dedicato a Umberto Saba, con l'accoglienza denominata edicola e con un ulteriore spazio polifunzionale. Andiamo in pubblicità, altri servizi quando ritorneremo. Entriamo in studio. Da fine marzo l'Andalusia sarà più vicina al Friuli Venezia Giulia. L'aeroporto di Ronchi dei Legionari ha annunciato, dopo l'ufficializzazione della rotta per Brindisi, anche quella che collegherà il Trieste Airport a Siviglia. Cuore pulsante della regione andalusa, Siviglia verrà collegata all'aeroporto regionale grazie a Ryanair. Salgono così a 13 i collegamenti dell'azienda irlandese per la stagione estiva 2024. Barcellona, Bari, Catania, Dublino, Londra, Stansted, Malta, Napoli, Palermo, Valencia, Bruxelles, Charleroi e Cagliari, oltre alle due importanti novità annunciate nelle ultime settimane. Da Ronchi si partirà alla volta di Siviglia due volte alla settimana, per la precisione il lunedì e il giovedì. Dopo la rocambolesca vittoria a Novara, la triestina si proietta al big match con il Padova di venerdì sera a Rocco alle 20.45. Per l'occasione biglietti gratis per studenti e personale dell'Università di Trieste. Ci dobbiamo credere, noi ci crediamo, stiamo bene, vogliamo fare un'altra bella partita, vogliamo dare una felicità ai nostri tifosi che ci tengono tantissimo, fare un buon Natale calcistico perlomeno, augurandogli poi anche quell'altro familiare a tutti quanti. Noi ci proviamo dando tutto il meglio di noi, poi speriamo che ci riescano a fare veramente una grande partita, che per battere il Padova devi fare una grande prestazione. Si torna a Rocco per il big match dell'anno contro il Padova. Gli addetti al campo hanno assicurato che almeno per una partita, e che partita, il manto erboso reggerà. C'è il Padova imbattuto da affrontare per sperare di scalzarlo dalla seconda piazza e proseguire con l'inseguimento alla capolista Mantova. La società spera in un grande afflusso, l'obiettivo lo fissiamo noi in quota 10.000, quello che sarebbe un vero e tangibile segno d'affetto per l'Unione, che ieri ha festeggiato i 105 anni della fondazione e sta entusiasmando la piazza gara dopo gara. Tra le novità, i biglietti gratuiti per studenti e personale dell'Università di Trieste. I tagliandi per i settori della tribuna Colaussi saranno a disposizione nella postazione che sarà allestita al piano terra dell'ala sinistra dell'edificio A in Piazzale Europa nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 dalle 10 alle 15. Per ottenere il titolo di accesso allo stadio sarà necessario presentare al banchetto un documento di identità valido e quanto attesti l'iscrizione all'Ateneo o la propria posizione lavorativa. Ma sì, è un'altra partita, è una tappa, no? Per arrivare attaccati a loro avremmo dovuto fare i 3 punti ieri, altrimenti saremmo stati distanziati, perché questo voglio farvi capire, il calcio vale i 3 punti in tutte le gare, no? Qualcuno mi ha chiesto se risparmiavo i giocatori, ma risparmiare per cosa? Per la partita successiva, se non vinco questa arriviamo a 4 punti, siamo obbligati a vincere per mantenere, tutte queste cose che capisco mediaticamente fanno effetto, ma calcisticamente no. Noi ogni partita cerchiamo di dare il meglio, cerchiamo di prepararle bene e ci proviamo fino in fondo, come abbiamo visto anche ieri. Arriva una squadra forte, una squadra che da anni classifica la mano nei primi 3-4 posti sempre della categoria, è stata anche sfortunata in un paio di occasioni. È una squadra che non ha mai perso, quindi è imbattuta in tutto il girone d'andata oggi, manca una e devi solo fare i complimenti a chi ha questo grande rullino di marcia. E noi ci proveremo a essere i primi a fargli avere una sconfitta anche a loro. Collegamento speciale ieri sera al Caffè dello Sport con l'Hotel Hilton, dove è andata in scena la cena di Natale della Pallacanestro Trieste. Inviato speciale per Tele4 il capitano Ludovico De Angeli. Ascolta capitano, ti posso chiedere di fare il giornalista di Tele4 questa sera? Ci porti a spasso tra i tuoi compagni?
Volentieri. Vai, vai, volentieri, vai. Ragazzi. Siamo 8 vittorie in fila. Stai dominando il pitturato. Sei il re dell'area. Sei un leone in attacco e in difesa. Assunto, assunto De Angelis. Ma perché non giochi in quintetto? Perché gioca ancora Candossi? Perché? Ah, possibile che hai un futuro giornalista. Veramente, quella vena polemica è incredibile. Sei perfetto. Grazie. Ludovico, sei perfetto. Quando vuoi smettere di giocare a pallacanestro e fare il giornalista, avrai un futuro radioso. Il nostro allenatore americano, lui parla in inglese, Giovanni in italiano, e quindi non sono ancora riusciti a intendersi, no? È per questo, ma troveremo un traduttore, promesso. Adesso andiamo da Francesco Candossi, la nostra superstar, l'Anthony Davis della pallacanestro Trieste, il nostro super max contract NBA. Adesso ve lo passo. Io e Giovanni, il coach secondo me non ha ancora capito che potremmo giocare insieme. Ah. E potrebbe essere l'arma segreta di questa pallacanestro Trieste per il proseguio della stagione. Prosieguo e proseguio della stagione. Anche quindi... Candu ha qualche difficoltà a parlare italiano, però. Che fa? Lingua felpata stasera. Comunque, così con i baffi sembrate corrente, con i baffi sembrate fratelli, insomma, quasi. Sì, brother from another mother, esatto. Allora adesso mi dispiace che non sei qui con noi stasera. Sappiamo che l'anno prossimo dobbiamo fare la festa di Natale un martedì. Esatto, bravo. Così puoi essere con noi. Come si vince a Bologna? A Bologna si vince come avete detto prima, sporchi, brutti, cattivi, buttandosi su ogni pallone, perché sarà una partita così, ci aspetta un ambiente infernale, però abbiamo voglia di giocare in un ambiente così perché ci gasa un ambiente così. Allora, un ordigno bellico è stato ritrovato a Monfalcone durante i lavori della cassa di colmata destinata ad accogliere i sedimenti di un dragaggio per evitare problemi per la sicurezza. I lavori sono stati sospesi, l'area messa in sicurezza e appunto ai carabinieri è stato comunicato tale ritrovamento. A seguito delle verifiche si procederà con il genio militare per la rimozione e la brillatura dell'ordigno. Allora, come sapete, potete fare in modo che i vostri presepi vengano mostrati durante il telegiornale delle 19:30. Basta che li inviate a redazione@tele4.it. Se fate le immagini attraverso il cellulare, abbiate l'accortezza di farle con il cellulare in posizione orizzontale. Adesso vediamo appunto uno di questi presepi, è il presepe compreso l'albero di Natale che da Piscianzi ci ha inviato Susi. Il servizio sull'omaggio evento a Giorgio Gaber nel centenario dell'Università di Trieste è stato proposto da Davide Calabrese. Possiamo vederla. Evento unico dedicato a Giorgio Gaber questa mattina nell'Aula Magna dell'Università. Letture, filmati e riflessioni sull'opera del signor G hanno messo un accento speciale sulle origini triestine del cantautore e sull'interesse della comunità slovena per la sua produzione artistica. Abbiamo deciso di invitare qui a Trieste la Fondazione Gaber proprio perché Trieste è la città d'origine della famiglia di Giorgio Gaber, il cui cognome originario, come sicuramente tutti sanno,
sanno, era Gaber Schick. Il rapporto con Trieste è sempre stato un rapporto molto stretto. Gaber è stato tantissime volte al Politeama Rossetti, quasi tutti i suoi spettacoli sono passati per il palcoscenico del Teatro Stabile, sempre con grandissimo successo, sempre con grandissimo affetto da parte del pubblico. L'attore Davide Calabrese ha poi reinterpretato due pezzi scelti dal repertorio recitativo di Gaber. Gaber preso e in qualche modo rimaneggiato da parte mia alla maniera degli Oblivion, cioè mi sono immaginato Gaber come primo stand-up comedian e quindi proporrò alcuni monologhi in quello stile, ma poi non fatta da me, Gaber rifatto o eseguito in sloveno, che questo è meraviglioso. C'era però una lacuna, una mancanza di conoscenza del vasto opus di questo cantautore, di questo autore, soprattutto là da dove la famiglia originava, cioè in Slovenia, e questa mancanza è stata avvertita acutamente da uno dei più grandi cantautori impegnati nella vicina Slovenia, da Jani Kovacic. Jani mi ha proposto di riverseggiare 16 canzoni di Giorgio Gaber che abbiamo poi inciso presso lo studio Hendrix di Capodistria e pubblicato in un volumetto con annesso CD intitolato Giorgio Gaberschik. È tutto, ci vediamo alle 19.30 con il telegiornale, ricordatevi però anche Trieste in diretta alle 18. A più tardi, buon pomeriggio.